Buonasera, grazie, grazie. Bentornati a Quark, viaggio al centro della coppia. Allora, questa sera parleremo di divorzio. Buh! Paura, eh? Va bene, ne parleremo con i nostri consueti ospiti, ma con Tabata, appena divorziata, giusto? Sì, ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera, buonasera. E poi in collegamento vorrei parlare con una giovane donna che invece si è ha divorziato da poco. Con noi, scusi, il nome mi sfugge, Tabata? Sì. Tabata, sì. Un applauso a Tabata. Allora, adesso noi dalla sua storia, Fabio e Jane, cercheremo di capire anche quali sono le motivazioni profonde, le problematiche che stanno dietro a una separazione, a un divorzio. Lei, Tabata, da quanti anni è separata, ha divorziato da suo marito? Da poche ore. Come da poche ore? Cioè lei è divorziata da poche ore e viene già in televisione a parlarne? Però c'era una motivazione seria dietro, una questione di principi. Cioè? Volevo farla divorziata in questo programma. Cioè, scusi, lei ha divorziato per venire a fare l'ospite qui a Quark nella puntata dei divorzi? Sì. Sì, 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 sì. Cioè. Certo, c'erano dei problemi all'interno della nostra coppia, però... Tipo? Cioè, in che senso? Vabbè, io lo amavo, però... Diciamo che le occasioni per andare in televisione oggi non capitano proprio così, diciamo, tutti i giorni. Quindi, quando ho saputo che cercavate un ospite divorziata, l'ho lasciato. Beh, e suo marito? Lo piangeva. Ma vabbè, dai, no, io non me la sento di continuare con un ospite così, preferirei veramente, grazie, no, andiamo Beh, avanti. Se avete bisogno di una vedova, no, lo ammazzo. No, no, non vogliamo rovinare una famiglia per colpa della televisione, fa lo stesso. Mi dica una cosa, la signorina che c'è lì in studio è figlia di genitori separati per caso? È figlia di genitori... Sì, sì, vabbè, sì, no, sì, sicuro. Sì, no. Genitori separati, bravi, ma, bravi, ma bravi, che, ma bravi. Che... Tabata. Io vorrei salutare il mio ex marito, se possibile. Prego. Amore, ascoltami, se mi vuoi riconquistare, andiamo, c'è posta per te. Ecco, c'è posta per te, siamo con la televisione in testa. Noi possiamo almeno essere amici perché abbiamo condiviso tanto. Beh, è giusto, sì, sì. Dai, non c'è stato niente da fare, anche questa volta abbiamo fallito. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Quark, viaggio al centro della coppia. Un saluto a tutti i nostri ospiti e al nostro pubblico. Ciao!